Il match winner è Davide Gavioli, che a 115 secondi dalla conclusione della partita del 100 giovani calciatori sulla pista di Monza regala con il suo gol del 3-2 una vittoria importante ai ragazzi di Francesco Dolce, che guadagnano così il settimo posto in classifica. È proprio Gavioli a sbloccare il risultato al 17-16, il raddoppio di Festa al 23-36. Sembrava una partita in discesa, ma invece nella ripresa Galimberti prima e Dolle poi portano sul 2-1 il 2 pari il risultato, ma come detto nel finale ci prova Gavioli a togliere dal cilindro un numero davvero importante, regalando una vittoria davvero preziosa alla 100 giovani calciatori. Da quando i Brianzoli sono in Serie A1 non hanno mai battuto la formazione viareggina, e anche in questa decima giornata la serie positiva, grazie come detto alla doppietta di Gavioli, è andata a favore della 100 giovani calciatori, che adesso è in posizione per poter giocare la finale 8, ma sabato è atteso dal confronto importantissimo al Pala Barsacchi con il Sarzana dell'ex allenatore Alessandro Bertolucci.